Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon FEDEMARCONI, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, è il secondo video di oggi perché dovreste aver visto Dragon Ball questa mattina e come avete sentito all'inizio, se l'avete visto, del video di Dragon Ball, se non l'avete visto ve lo ridico adesso. Ora che sono finite le scuole, chiaramente potrò concentrarmi di più su YouTube finalmente, quindi serie che vi portavo poco o che non vi porto da parecchio tempo, come era stato nel caso di Dragon Ball, adesso ricomincerò a portarle un po' più spesso, ovviamente. E quindi, visto l'ultimo episodio nel quale siamo stati miseramente trollati da FIFA e lo script ci è andato contro di brutto, oggi proveremo un po' a rifarci. Ci proveremo già dalla prossima partita. Il joystick, ragazzi, ancora non l'ho cambiato. E per chi mi segue ultimamente e ha visto la partita, sarebbe dovuto essere doveroso. E quindi non l'ho ancora cambiato. Appena potrò, lo cambierò. Per il momento la prossima gara sarà contro la Roma, sarà una partita difficile, speriamo che questo aggeggio rosso non influisca più di tanto. Dobbiamo assolutamente uscire da un periodo molto difficile della nostra stagione e per questa partita, ragazzi, sono molto carico, almeno io siamo molto carichi qui in casa Livorno perché la formazione è quella titolare con l'eccezione di Bernardini al posto di Larrondo dopo un bel po' di tempo, perché ogni volta c'era qualcosa che non andava in campo. Oggi invece tornano 11 titolari o comunque 10 su 11. 10 undicesimi sono quelli titolari. Questa invece è la Roma che all'andata ci sconfisse per 2-1 in maniera un po' fortuita, in maniera un po' sfortunata, venne quella sconfitta, quindi oggi vogliamo rifarci. Le finte di Komatsu su Nainggolan, alla fine scarica su Baluri e quindi Benzia. Adesso possibilità per noi con Benzia che arriva al limite, può anche pensare al destro, prova a calciare le spinta di Castagna. Con che pronto al traversone, lo effettua verso Nainggolan di testa. Non è possibile. Mi viene quasi da ridere. Mi viene quasi da ridere perché ogni volta, ragazzi, purtroppo ultimamente è così. Al primo tiro prendiamo sempre i gol. Trova Donsà. Donsà si accentra. Lascia Benzia. Di tacco per Baluri. Gran palla al limite, Baluri. Non riesce a trovare la finta. Anzi, palla al limite per Gervinho che va sul destro. Gervinho! Sul fondo, giocata di Coman che si accentra, salta l'uomo, va dentro Benzia, Coman lo può servire col destro. Benzia impegna severamente Muslera per la prima volta in questo match e quindi calcio d'angolo per il Livorno. Finalmente ci affacciamo in maniera seria dalle parti di Muslera. Bernardini sul fondo, è un'altra partita, è un altro Livorno. Yassin, serve Donsà. Donsà questa volta salta Nainggolan, pensa al destro, Donsà da fuori. Tra la Reed, che anche in zona tiro, rincorso da Strootman, Reed deve tornare fuori, lo fa per Donsà, che da lì può calciare deviazione di mano là, spalla in calcio d'angolo, e Livorno che parte forte in questa ripresa. Quindi palla in verticale per Coman, splendido, al centro c'è Benzia, Coman sfida mano là, se lo vuole saltare col doppio passo, poi si ferma, affida il pallone a Baluri, che non trova lo specchio della porta. Dentro, chiuso Donsà, il pallone verso Benzia che vuole arrivarci, ci arriva, la gira per Baluri, via il controllo del Livorno con Fares che può correre, c'è Castan, Baluri lo può sfidare in velocità, Castan però lo segue. E poi Baluri allora lo salta direttamente, scarica su Donsà, il pallone forse lungo destro di Donsà, con Muslera il calcio d'angolo, pericolosissimo il Livorno, è imprendibile, arriva sul fondo, si ferma, la mette per Tallo. Ma perché Bellerin ha dovuto fare sta cosa oscena? Ma se c'erano già due, finisce qui, neanche il tempo di ripartire, perdiamo ancora purtroppo, questa è una sconfitta diversa. Siamo stati meno presi per il culo da FIFA, però comunque un po' di script c'è stato, molta sfortuna nel Livorno. Purtroppo, come dicevo prima, è un periodo che le cose ci girano male. Per carità, la Roma è una squadra forte, però il fatto che loro tu ti impegni e loro segnano il primo tiro non ti fa certo partire molto bene. Comunque, qui continuano a seguirci dei giocatori, io direi di lasciarlo ancora per un po' in primavera. Conferenza stampa per la partita che sarà contro il Verona, ragazzi, andiamo a giocarla per provare a tornare alla vittoria perché questa secondo me è una buonissima occasione per fare 3 punti. Saint-Maximin che può arrivarci, infatti ci arriva, la mette verso Coman anche la gira in porta, Benussi. Impegnatevi, no? Grossi, poi Romulo lascia sfilare, Alfredson dentro l'area. Io non voglio dire niente, ma cazzo, era un quarto d'ora che stavano lì. Ma
proviamo a ripartire, niente. Devono sempre segnare. È scritto quando è così, raga, è scritto. Bello, complimenti. Avete visto quanti hanno saltato lì dietro? Questo perché è nato? Perché un nostro giocatore anziché rinviare ha svirgolato la palla. Dall'altra parte ti ho detto che devi andare down. Almeno ci è arrivato Allen in porta. Ti ho detto di tirare e non di crossare. Vabbè, Coman. È rigore. Come fa? Vabbè, quantomeno abbiamo segnato, ma come fai tu a dare il vantaggio? Vabbè, dai. Sì, forse era punizione, penso. Comunque, 2-1. Occhio. Mamma mia. Guarda, Alice. Mo se gli dà rigore. No! No! Non gliel'hai fischiato veramente. Dimmi che non gliel'hai fischiato, è tutto uno scherzo, c'ho le allucinazioni. Perché sto down ha dovuto ciccare la palla, quell'altro. C'ho parole. Sta merda, centrale. Ora per Don Sa. Allen, va dentro qualcuno. E Siligardi che firma la doppietta. Dai raga che siamo ancora vivi. Affanculo a FIFA. Occhio ancora al Verona, pericolosissimo. Oh! Oh! Ma come fai a non fischiare? Io non gioco più, non gioco più! Cioè, Coman sta fuori 2 mesi dopo questa partita. Quel pezzo di merda neanche ha fischiato fallo.